La fortuna sembra aver abbandonato la Tessa. La formazione di Pierini, infatti, con questa sconfitta porta a sé le giornate in cui non ha intascato l'intera posta in palio. E spesso i motivi sono da ricercare nella mala sorte e nella scarsa vena degli avanti rossoblù. Oggi la Tessa ha avuto un inizio di gara brillante. Ha dato l'impressione di poter passare a condurre già il secondo con Simonetti che ha spedito al lato in diagonale. Il Silvia ha fatto la sua gara, ha cercato di difendersi e di ripartire in contropiede ed alla fine ha colto una vittoria davvero importante. La cronaca si apre con l'azione già citata di Simonetti. Al 24esimo azione ben manovrata della Tessa, ma Tupone viene anticipato al limite dell'area. Al 45esimo si vede il Silvi dalle parti di Lepore con Cichella che non fa altro che simulare in area. Nella ripresa aumenta la pressione della Tessa e al quarto Tupone di testa sfiora il palo servito da Simonetti. All'11esimo è ancora questi a lanciare Tupone che sfiora l'incrocio dei pali. 3 minuti dopo Di Febbo allunga per Braga e per poco Simonetti non ne approfitta. Al 19esimo episodio chiave del match, Di Blasio approfitta di una disattenzione della difesa, si presenta davanti all'Epore e fa centro. Al 44esimo buona opportunità per Franceschini che al momento di concludere viene strattonato in area. Per tutti è rigore, ma per il signor Margani di Sulmona non è così. Al 47esimo anche l'Epore prova a dar manforte all'attacco e colpisce di testa servito da meno di Bucchianico, la sfera però termina di poco alto. 3 punti d'oro quindi per il Silvi. Per la Tessa la situazione si fa difficile e domenica c'è lo scontro salvezza con il Ripateatina. Andiamo con le interviste di A Tessa Silvi, curate come sempre da Giuseppe Di Neno. Vediamo. Mister Pierini, un girone di ritorno stregato per la Tessa. Oggi c'erano i presupposti per cogliere i 3 punti, invece i 3 punti sono l'appannaggio del Silvi. Ma una partita direi non giocata bene, però alla fine il risultato ci penalizza perché sta succedendo che svarioni, più che svarioni sono infortuni difensivi, ci sta succedendo, prendiamo gol e poi naturalmente è difficile cercare di rimontare perché le squadre si chiudono e i risultati sono importantissimi i 3 punti in questa fase del campionato. Anche perché la classifica è molto corta, 3 punti in classifica, se vediamo stasera il Silvi avrà fatto sicuramente un balzo notevole in avanti. E quello che volevamo fare noi, l'abbiamo cercato, la buona volontà c'è stata, un po' di confusione perché è dovuto molto al nervosismo, proprio perché la situazione di classifica non ci permette più di stare tranquilli. E quindi sto nervosismo poi si ripercuote e non ci fa stare tranquilli e sbagliamo le cose facili e in più ci si aggiunge il fatto che da un po' di tempo, come già hai detto, nel giorno di ritorno un tiro ci fanno e prendiamo gol, ecco qua, e poi non riusciamo a rifarlo perché ci si innervosisce, le cose vanno pure tutte storte, capitano, io non mi sono mai lamentato ma capitano degli arbitraggi, ma forse quello di oggi non troppo scandaloso, ma in altre partite abbiamo pagato veramente punti che a quest'ora ci potrebbero far stare tranquilli. Sì, anche oggi abbiamo visto che Franceschini è stato mantenuto in aria e l'arbitro ha sorvolato su questo episodio. Ma io dalla panchina ero lontano, quindi non lo so, forse chi era più vicino, infatti ho visto che i giocatori miei hanno reclamato, però qua gli arbitri sembra che ce l'abbiano con noi, forse è una mia... il mio timore ingiustificato, però io vedo che ogni volta gli episodi vengono sempre a nostro sfavore, ecco, quindi. Mister Mancini, una vittoria importante colta sul campo di Atessa, campo non facile. Sì, un campo difficilissimo dove noi stavamo cercando di contenere la partita e al momento opportuno di poter agire in contropiede e far gol. Come ho detto prima, un episodio ci ha favorito, ci ha permesso di andare in vantaggio, però dopo siamo anche un po' soffrendo alla fine, abbiamo mantenuto questo risultato che alla fine, ecco, il pareggio ci poteva stare, solamente noi siamo stati bravi a far gol e i miei ragazzi sono stati ancora più bravi a tenere botta perché su questo campo era difficile fare risultato, noi ci siamo riusciti anche con un po' di fortuna a fare il risultato pieno, quindi ci prendiamo questi punti e siamo contenti così.